Beh, non lo considero un big, francamente. I giochi di palazzo per me non quantificano i big. I big si fanno col consenso dei cittadini e Renzi è tutto da dimostrare che lo abbia. Finché rimane chiuso nel palazzo può fare i suoi giochetti, ma un giorno arriverà la democrazia e lì saranno gli italiani a dirci se, come io penso, confermano che Renzi lo vogliono mandare a casa. Pieno di big per un'edizione straordinaria di Atreju, che un po', insomma, racconta anche della crescita di Fratelli d'Italia. Avremo due capi di governo nello stesso giorno, tanti ospiti internazionali, i principali attori della politica nazionale e tanti direttori di quotidiani, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, insomma racconta un po' la centralità di un movimento che con un grande lavoro, insomma, fatto anche di sacrificio, di passione, di coerenza, di serietà, si è costruito e si è ritagliato il suo spazio nella politica italiana. Sono nuove prove di un nuovo centrodestra? Ma secondo me noi dobbiamo adesso lavorare a costruire un'alternativa a questo governo. Chiaramente saremo in piazza nelle prossime settimane, ma credo, e questa manifestazione lo dimostra, che dobbiamo parallelamente anche fare un lavoro di racconto, di costruzione di una visione alternativa, di un modello alternativa, di un'Italia diversa e alternativa, questo con tutti quelli che bene o male si prendono degli impegni anche qui di coerenza e di serietà con noi e che vogliono tornare a lavorare per un'Italia nella quale contino i cittadini e non contino i giochi di palazzo. Silvio Berlusconi è contemplato nello stesso modo di prima o in modo diverso? Ma questo dipende dagli italiani e dipende dalle scelte che si faranno. Noi qui abbiamo invitato anche Antonio Tajani per avere qualche notizia in più circa la posizione, il posizionamento di Forza Italia. Non sono io che decido chi fa parte o non fa parte di una coalizione, però chiedo regole stavolta chiare per tutti. Se si sta nella coalizione si deve rimanere nella coalizione e queste con altre battaglie delle quali parlerò domenica, altre insomma questioni sulle quali mi piacerebbe che marciassimo insieme, saranno un po' lo spartiacque per la costruzione di un fronte comune nel quale io comunque spero. Non è stata la posizione le regole chiare vuol dire che è una critica a Matteo Salvini e all'accordo che ha fatto il Movimento 5 Stelle? Ma guardi, è una critica a tutti, perché io sono l'unica rimasta nel centrodestra. Io vorrei semplicemente che si sta in una coalizione poi si rimanesse in quella coalizione. Vorrei che fosse chiaro che se ci si presenta alle elezioni con un partito poi si rimanesse con quel partito, comunque vada, perché è un fatto di chiarezza verso di noi, verso i cittadini. Ma di questo insomma parliamo con più calma domenica. Sicuramente il modello che secondo me è più vincente alla fine rimane quello di Fratelli d'Italia, cioè di un partito che è l'unico rimasto in tutto l'arco costituzionale a non aver fatto cose diverse da quelle che aveva dichiarato. Secondo me è ancora un valore nella politica mantenere la parola data. Ricominciamo. Questa posizione responsabile nei confronti del governo di Berlusconi la fa un po' irritare? Ma non so cosa significhi, lo vedremo nei fatti. Ecco, mi farebbe irritare qualora fosse un modo per aiutare il governo, ma poi no, a me non è chiaro cosa significhi essere responsabile. Guardi, io sono Fratelli d'Italia, l'unico partito che ha votato dall'opposizione il taglio del numero dei parlamentari. Non lo ha votato il PD, con il quale oggi Di Maio governa dicendoci che deve tagliare i parlamentari, e non l'ha votato Forza Italia, che era all'opposizione. Noi l'abbiamo votato perché condividevamo che i parlamentari in Italia vanno tagliati. Quello è un modo responsabile di fare politica, vuol dire stare all'opposizione con fermezza. Se poi arrivano dei provvedimenti che tu condividi, li voti perché li condividi. Quindi io sono stata più responsabile di tutti, se di questo vogliamo parlare. Però cosa diversa se invece poi si dovesse configurare che c'è un tentativo, diciamo così, di dare una mano al governo. Quello per me sarebbe uno spartiacque. Il fatto che per esempio all'atto del voto di fiducia siano mancati dei parlamentari è una cosa che è accaduta in Forza Italia ma non era accaduta in Fratelli d'Italia, per esempio. Martedì probabilmente lo vedrà Berlusconi con Salvini in vertice. Ci dobbiamo vedere assolutamente, non abbiamo ancora fissato il giorno. Martedì per me è un giorno che va bene, cioè settimana prossima, diciamo, finiamo questa manifestazione. E insomma penso che ci si debba vedere, perché si vota in una serie di regioni, voi lo sapete, chiaramente l'obiettivo di Fratelli d'Italia è vincere con una proposta convincente, coesa, ampia, che possa essere credibile per i cittadini di quelle regioni e che possa anche consentirci di dare una spallata a questo governo dell'inciucio con il consenso dei cittadini, e quindi è, diciamo, importante che ci si veda per mettere, diciamo, per mandare avanti questo processo. Con chi lo fa il duetto quest'anno? Con chi lo fa? Il duetto quest'anno, Canterino. Canoro? Vediamo se Orban canta. Dobbiamo cominciare il dibattito, ci vediamo dopo. Grazie a tutti, buon lavoro.